Grandi pestaggi anime che non finiscono mai oppure finiscono molto alla svelta. Oggi è una top 10 più 10 di grandi estremi. Benvenuti su Mojo Mojo Italia. Vediamo una top 10 di combattimenti infiniti per quantità di episodi, anche filmoni, e combattimenti invece così umilianti che durano più o meno il tempo di un battito di ciglia. Se vi piace il video, mi raccomando, condividetelo, ragazzi e ragazze, lasciate like e andiamo alla numero 10. Incominciamo con Ichigo contro il Kyoren Bleach. Tra l'altro, curiosità, visto che mi hanno sempre fatto molto ridere, vi siete mai chiesti anche voi, ma i nomi di Bleach da dove minchia vengono fuori? Nel senso, per immaginarti Ulchiorra, Aroniero, Arururi, che è peggio di 33 trentini, come fai? Ecco, cercando qui e là, non lo sapevo, ho scoperto che Tite Kubo l'ha creati prendendoli tutti da nomi di architetti famosi. Cosa? Sì. Patricia Urquiola, architetto e designer spagnola, e Eero Aarnio, finlandese. Capovolti e reinterpretati, vengono fuori qui. I nomi dei nostri Arrancare, Spada e Company, che poi si vanno a menare in modo epico con Ichigo. Almeno sembra che si vadano a menare, perché lo scontro con lo zio Hulk non inizia mai per Diana. E quando inizia, Ulquiorra vince, ma poi Ichigo risorge e quindi si ricomincia da capo. E quindi quanti episodi sono? 8. Neanche troppi, via, possiamo fare di meglio. Sì, con Yugi e Kaiba contro il temibile Darts, e gente che crede nel cuore delle carte per 800 puntate di fila e che continua a urlare a oltranza che ah, questa è proprio la carta giusta che mi serve in questo momento per porre fine al duello. Ma se lo dici una cosa come 20 volte, alla fine Yugi Toro perdi un pochino di credibilità, no? Io ricordo che già all'epoca, da grande appassionato anche giocatore di Yu-Gi-Oh, basai la mia strategia sui loro mazzi, nel senso mazzi da 870 carte, perché se no non si spiega come giocando tutte quelle robe per 6 puntate di fila tu riesca ad avere il mazzo sempre integro. Non le usano le carte, parrebbe. Quindi io pensavo, bah, sarà una tecnica particolare, bisogna avere il mazzo enorme. Tuttavia non solo, dopo 6 puntate il combattimento si allunga per altre 4 bonus quando il Leviatano è richiamato. Insomma, I shall seal you away. Be gone. Alla numero 8, Yusuke contro Sensuike. È lungo, molto lungo, forse troppo per stare nella parte bassa della classifica, ma un pochino, diciamo, bara come combattimento, perché pur iniziando dall'episodio 77 e finendo al 93, in realtà Yusuke se ne sta mortissimo per la metà di queste puntate, rimpiazzato da Kuwabara e amici che aspettano soltanto che, essendo in un anime, il loro compagno risorga, cosa che in effetti succede. Però, diciamo, i due si menano davvero soltanto per 8-9 episodi. E anche considerato il fatto che Sensui nel mentre cambi ogni 3 secondi personalità, quindi non è, diciamo, davvero lui, questi 16 sanno di un po' stiracchiati per la classifica. Sono soltanto 8 in realtà. Ecco una scena che descrive perfettamente, tra l'altro, il ritmo di questo combattimento. Va bene. Non si è ancora scantato. Vabbè, taglio alla numero 7. Alla numero 7 c'è, beh, in effetti, questo vale come combattimento anime, penso. Me contro l'algoritmo e il copyright. Dura da più o meno 1200 episodi, quindi piuttosto lungo. 3 anni consecutivi, come sapete, è sempre stato anche piuttosto avvincente e lo rimarrà per sempre. Come al solito, la mia unica arma è il lamantino proibito per celare la posizione censurata. Alle prossime battaglie, alla numero 6, abbiamo Kaiji contro The Bog, che è questa slot malefica che sembra una volontà propria, alla quale si gioca a Pachinko, che, per chi si stesse chiedendo cosa sia, è il gioco d'azzardo nazionale del Giappone. Sono queste belle macchinone simili flipperoni verticali, in cui però ovviamente il fattore abilità è a zero, perché sennò la Yakuza non ci rifarebbe i soldi, chiaramente, in cui si comprano queste sferettine di metallo lanciate in questa plancia psichedelica da una molla, tutta una rotazione di colori e delirio nipponico in cui il giocatore non capisce una mazza di quello che succede, perde, come ogni macchinetta di giochi d'azzardo, e arigato tanti saluti, solo che Kaiji vince, ci mette 10 episodi, ma vince 10 episodi in un duello contro una macchina da gioco. Bello, bello per davvero, è molto divertente questo anime. E alla numero 5, Team Kinnikuman contro Team Phoenix. Altro scontro che lascio a voi decidere se sia vincente o straziante. Comunque molto te. Abbiamo il nostro Kinnikuman affiancato dal solito Robin Mask e Neptune Man, che si scontrano in un match di wrestling contro Phoenix e gli altri. Sono letteralmente, non sto scherzando, per chi ha l'ardore di arrivare fino in fondo a un torneo intergalattico in cui 6 disadattati vestiti come pazzi e psicopatici si sparano suplex e tombstone pile driver come se non ci fosse un domani, e invece ci sarà. E come se ci sarà, perché anzi
per essere precisi, ce ne sono 11 di altri domani, appunto 12 episodi dal primo combattimento. Undertaker però ne sarebbe decisamente molto fiero. E alla numero 4, Akagi contro Uashizu, il miliardario satanico contro cui si scontra. E l'avreste detto che di 10, 3 sarebbero stati giochi da tavolo, carte d'azzardo i combattimenti? Non credevo sarebbe arrivato il giorno in cui una sfida a Mahjong sarebbe stata subito accanto a Goku contro Freezer in un mio video, ma le sorprese non cessano mai dopo tutto. E la verità è che questa sfida aveva tutto il potenziale per essere un nettissimo primo posto, con distacco anche. Perché sì, nell'anime abbiamo 13 episodi di tasselli mossi in modo molto avvincente e sorrisetti sani mentre ci si minaccia la vicenda, ma non finisce. Cioè, l'anime sì, ma la sfida no. E se fosse stata adattata tutta come nel manga, sarebbe stato un pochino diverso, perché lì dura, beh, 200 capitoli. E non sto esagerando come faccio sempre. E alla numero 3, Naruto contro Obito. Ovviamente anche qui abbiamo un caso particolare, però così extreme che non può scendere più di tanto in basso. Per quanto la statistica sia pompata da ciò che sto per dire, il combattimento nel più classico stile Naruto è infatti intramezzato da ogni cosa. Voi pensate a una side story che possa essere raccontata in uno dei momenti più drammatici dell'anime? Succede. Qualunque personaggio, qualunque vicenda, altri 7 combattimenti. Fosse stato Dragon Ball, sarebbe stato come dire che mentre c'è il torneo di Cell c'è pure il Tenkaichi e Junior che prende la patente. In realtà lo scontro vero e proprio non è infinito, ma comunque, sommato tutto quanto, siamo a 60 episodi. E alla numero 2, ok, Goku contro Freezer, eccoci qui, Dragon Ball Z. Quanto ci mette un pianeta a esplodere? Secondo Freezer 5 minuti, grazie ai suoi smodati poteri. Secondo me, e tutti voi in effetti, che per 20 pranzi di fila, per anni, l'abbiamo visti pigliarsi a pizza in faccia, un pochino di più, ma poco poco, eh. Qui contiamo anche il fatto, quindi, che non solo siano molti 20 episodi, ma sono anche decisamente, volendo stare al calcolo di Freezer, i 5 minuti più lunghi e folli della storia anime. Namek per Diana stasera. Sempre lì lì per esplodere, ma cincischia. Freezer urla, Goku urla un altro po', poi Freezer riurla, fa il folle, Namek sembra che esplode, ah no no, in realtà non esplode, guarda, Goku sta urlando ancora, ma che succede? Aspetta, Freezer sta urlando, e insomma si va avanti con... Alla numero 1, Ruffy contro Katakuri, One Piece, vince però a mani basse il combattimento più lungo e senza interruzioni filler dei miei zebedei di sempre, che sono quanti episodi? 21. 21 senza il minimo freno, 21 di solo botte da pazzi frutti. Power up ogni 3x2, Buraku Mamba. Ruffy che diventa l'uomo ragno, quell'altro un puntaspilli vivente. Schivate, ginocchiate sulle tempie, culei sulle croce degli occhi. Arti sfracellati, arti allungati. Katakuri che sbotterà almeno 3 volte. Ah, sei mio, con il prossimo colpo ti finirò. Ma fammi il piacere, sai benissimo anche tu che non è assolutamente vero. King Cobra, insomma, il delirio più totale. Ma almeno son 21 di puro proprio bam bam bam. E adesso la seconda parte, che come al solito è di un vecchio video. Freezer contro Trunks. Partiamo leggeri, anche perché alla fine, dai, non è così umiliante essere sconfitti da un tizio che potrebbe affettare un pianeta a spadate. Ma il fatto però è che Freezer non è la prima volta che vede queste cose, anzi ci ritorna per schiattare una seconda volta come un tonto, in versione robottino rattoppato alla belle meglio, accompagnato dal papi, poveraccio, contro questi bullettini che gli vogliono impedire di distruggere l'universo, cattivi, e quindi si mette a piangere, chiama rinforzi. Freezer torna, Freezer se la piglia con Trunks, Trunks tira fuori la spada, lo taglia a metà, inizia a fare la cubettini che ma manca una tartare di salmone, lo sfiletta e poi lo vaporizza. Freezer non credo che abbia neanche avuto il tempo per percepire l'umiliazione, ma noi in sua vece sì, io l'ho sentita molto. Numero 9, Faba contro Ash. La vecchia storia del se bari, bara bene per favore, ma poi cosa bari contro Ash? Tanto lo sai che userà Pikachu, no? Che deve fa? Gli altri li tiene per bellezza e tu non riesci a organizzarti contro un fottutissimo Pikachu? No, Faba usa Ipno per ipnotizzare Ash, convincendolo a usare Meltan nel duello che farà contro di lui, il che in effetti alla fine non è poi tanto male come tattica. Meltan è uno di quei Pokémon che li guardi e capisci che la Pokémon Company mi sa
avesse bisogno di soldi vendendo qualche peluche o portachiavi, perché se no non hanno motivo di esistere, robe del genere. Però ha una qualità: mangia il metallo. E il pendolo di Ipno è di metallo e Ipno è di Faba, e quindi Faba perde perché obbliga Ash a usare l'unico Pokémon che non doveva obbligare Ash a usare. Furbo. E alla numero 8, Naruto contro Kiba. Come vedremo, il nostro eroe non sarà l'unico in questa lista a vincere a culo, o meglio, servendosi del culo, inteso come parte fisica del corpo di un ninja che avrebbe 8000 altre mosse migliori per far pensare al pubblico a casa di star vedendo un anime il cui eroe sia quantomeno pochino credibile. Ma no, 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 Naruto decide che per stendere Kiba l'unica... è una scoreggia in faccia a Kiba, che per la puzza impazzisce e quindi si espone a una serie di colpi che lo stendono. Naruto, signore e signori, questo diventa Hokage, quello lì. E al numero 7, Inomaru contro Yuma. Inomaru entra nel dojo e tutti iniziano a percularlo per l'altezza. In particolare Yuma, il tipico figo che ci crede molto e che vedremo anche altre 17 volte in questo video, sebbene sia una top 10, ma non importa, il figo che ci crede molto negli anime esce dalle fottutissime pareti in questi casi. Yuma scommette con Inomaru che lo metterà KO con un pugno, e da lì inizia un momento d'antologia in cui uno piglia per 2 minuti a pugni in faccia l'altro, che sta fermo guardandolo molto attentamente, anche annoiandosi. Ecco, un'altra cosa anime che adoro è la gente che incassa colpi mortali sbadigliando. Quando si stufa, Inomaru prende e gli tira una pizza sui gioielli di famiglia, facendolo volare a 1 chilometro di distanza. Fine. E alla numero 6, Ida contro Hatsume. Un tizio coi motori nei polpacci contro l'ispettore Gadget in versione femminile. Lo scontro è delirante esattamente quanto pensereste, anche perché Ida accetta gentilmente pre-combattimento di indossare alcuni dei gadget che Hatsume stessa gli offre di sua sponte. Quindi Ida dice: ok, va bene, se è scema e mi vuole facilitare la vita, nessun problema. Se non che, in pratica, lo scontro si trasforma in una specie di pubblicità live in cui Hatsume mostra al pubblico gli usi delle sue invenzioni montate su Ida, che viene sballottato qua e là come se fosse il capo dei coglioni, con lei che spiega il funzionamento di ciò che Ida addosso, e quando ha finito i gadget da mostrare esce dal ring e si ritira perdendo, perché tanto di combattere non gliene poteva fregare di meno. Ok, Ida si sente lievemente manipolato, direi. Ta-da! E alla numero 5, Polna contro Enya. Che nessuno tocchi il Polna, anche se in effetti, per quanto Enya sia una vecchia psicopatica assassina che va uccisa al più presto possibile, che un po' desideri ammazzarlo il nostro francese preferito, ci sta. Le ha ammazzato il figlio e sta 10 minuti a fare involontarie battute a riguardo, senza sapere che lei sia la madre appunto dell'appeso, che di contro però ha ammazzato la sorella di Polnareff, che quindi, insomma, tutti hanno ammazzato tutti a tutti. La finiamo pari e patta? Ma anche no, pensa Enya, che quindi bucando la lingua di Polnareff ne prende il controllo con la sua nebbia assassina. Sì. E gli ci fa leccare i bagni sporchi dell'albergo nel quale si trova. E Polnareff tenta di scappare non perché non voglia morire, ma perché non vuole leccare i bagni. Beh, che poi in effetti è una cosa più o meno condivisibile, direi. Ma li lecca comunque. E alla numero 4, Slade contro Charles. Anche qui abbiamo un caso di eminente incapacità nel barare per bene. Oh, ma è incredibile sta cosa. Slade pensa che suo fratello faccia schifo e quindi, per dimostrarglielo, gli trucca il mazzo. No, no, come? Cioè, amico, sei tu che al massimo dovresti giocare con un mazzo più schifoso per... No, no, Slade glielo trucca, non solo, glielo trucca male, perché non guarda manco le carte che gli lascia. Lo fa giocare semplicemente con quelle coi disegni che reputava più brutti, capito? Sti tre gnomi inutili che però si rivelano essere le più forti, ovviamente, molto convenientemente, anche con una profonda metafora di unione fraterna, perché i tre gnomi deficienti sono fratelli loro, e quindi, anche se sono scarsissimi presi singolarmente, se stanno in campo insieme nello stesso momento, tipo spaccano tutto quanto, ste altre minchiate. Ma insomma, Slade viene polverizzato da un mazzo da lui truccato, se non è umiliante questo. E alla numero 3, Saitama contro Shiryu. Un coglione contro un rompicoglioni. Beh,
in teoria per il coglione non dovrebbe finire bene, ma non se il coglione in questione è un pelato che arriva per sbaglio in finale perché non è riuscito a trattenere bene la sua forza. Soryu può stare a smonologare quanto gli pare, ma quando vedi che il pugno che il tuo avversario interrompe a mezz'aria basta comunque a causare un'onda d'urto che ti disintegra i vestiti, tu ti ritiri. Non ti metti a ridere felice del fatto che ora hai anche una scusa per far vedere l'addominale scolpito. Invece è quello che succede, ed è il modo migliore per essere poi distrutti da una culata ben assestata. Naruto, è così che si usa un culo, vedi? E alla numero 2, Mr. Satan contro Baby Trunks, cioè in pratica un super guerriero contro un bambino. Cioè il super guerriero è Mr. Satan, come fa a perdere, mi chiedo io. Siamo all'ultimo Tenkaichi e il vecchio deficiente ha già capito prima del combattimento che lottare contro quel bambino coi capelli viola è qualcosa che va oltre le sue possibilità. Ma in effetti ogni cosa va oltre le sue possibilità, anche un combattimento contro un Jirobai bendato a mani legate. Ma ecco, visto che Baby Trunks è a quel livello che basta che guardi male un pianeta per disintegrarlo, la tattica di Mr. Satan è: facciamo sembrare come se io lo lasci vincere, eh? E quindi si fa letteralmente fare una carezzina sulla guancia, ma proprio, ma neanche lo sfiora, e... E alla numero 1, Chrome contro Magma in Dr. Stone. Un ragazzino un po' ingenuo e uno che picchia ragazzini un po' ingenui di professione. Il combattimento per il villaggio e la donzella è esattamente quello che uno si potrebbe immaginare. Un pestaggio in cui il primo viene preso a randellate dal secondo, ma nella classica rivincita dei nerd, in pratica, Chrome ha un ultimo asso nella manica. E qui sinceramente non so se sia più umiliante la sconfitta per Magma o il fatto che Chrome debba ricorrere a un complesso sistema di specchi e fotoni per dare fuoco ai vestiti dell'altro, di distraendolo quel tanto che basta per tritargli gli zebedei e fine. Oddio sì, forse è più umiliante il fatto comunque che uno che si fa chiamare Magma prenda fuoco. Sì, direi di sì.